inizio quindi al Consiglio, giunge una richiesta di commemorazione di 3 consigliere comunali. Nell'ordine alfabetico, Coccia, Di Maio, Menna, mi richiedono una commemorazione quindi a 3 voci. Detto ciò, diamo quindi inizio al Consiglio, un drammatico evento, ahimè non casuale, nelle acque del Mediterraneo, ha visto la perdita di 26 donne immigrate. Prego alle consigliere di alternarsi in questo drammatico ricordo, ringraziando per l'iniziativa da esse intraprese. Grazie Presidente. Quella che chiediamo oggi a quest'Aula è una commemorazione anomala, perché chiediamo di ricordare 26 donne senza nome e purtroppo anche senza storie, senza biografie, di loro non sappiamo nulla, se non come sono arrivate nel porto di Salerno, sul nostro territorio, dopo uno di quei viaggi della morte, dove ogni giorno perdono la vita decine, se non centinaia, di donne e uomini, i viaggi nella morte sulle barche che attraversano il Mediterraneo. Ebbene, oggi è 20 novembre, ci troviamo a 5 giorni dall'annuale celebrazione della giornata contro la violenza sulle donne. E io credo che quest'anno, il 25 novembre, vada per forza caratterizzato, vada per forza... il nostro pensiero il 25 novembre vada per forza centrato su quella che è la doppia violenza che subiscono le donne migranti, su quella che è in qualche modo una condizione di doppia subalternità delle donne che sono costrette a fare questi viaggi e molto spesso a subire torture, stupri e violenze di ogni tipo. A me ha lasciato drammaticamente sconcertata la lettura delle parole del medico che ha praticato l'autopsia su questi corpi. Quel medico ha detto, tra le lacrime e nell'assoluta commozione, che quello che ha visto su quei corpi l'ha fatto vergognare di essere italiano. E quelle parole, così giuste, così drammatiche, fanno il paio con quello che invece ci hanno detto le Nazioni Unite qualche giorno fa. Le Nazioni Unite qualche giorno fa hanno ammonito l'Europa, e quindi anche l'Italia, del fatto che stringere accordi in questo momento storico con la Libia per fermare gli sbarchi in Europa e sulle nostre coste è un atto disumano. Ricordiamo che in questo momento il nostro governo, anche per la posizione geografica in cui si trova l'Italia, è uno dei governi che ha stretto i più solidi accordi, sia politici che economici, con le bande, con i governi territoriali che si trovano nelle regioni libiche. Ebbene, devo dire molto contenta dell'iniziativa di questa mattina, perché è un'iniziativa che vede insieme forze politiche differenti, forze politiche, espressioni delle più diverse aree culturali della città, che però su questi temi si riuniscono assieme. E credo che queste donne meritino tutto il nostro rispetto, tutto il nostro silenzio, loro come tutte quelle che non abbiamo conosciuto e i cui corpi giacciono sul fondale del Mar Mediterraneo. Grazie, prego, consigliera Coccia. Signor Sindaco, signor Presidente, signori consiglieri, le donne che oggi commemoriamo avevano un'età tra i 14 e i 18 anni, 2 di esse erano incinte di bambini e bambine di cui non sapremo mai, che non nasceranno mai. 14-18 anni, che strano, giusto quell'età che rende più fragili ma anche più belle le ragazze. Un'età nella quale loro, che si erano imbarcate dalla Libia per venire in Italia, evidentemente pensavano di poter trovare davvero una città accogliente, uno stato accogliente, delle persone accoglienti. E invece non sapremo mai se queste torture, queste violenze, queste frustrate che portavano sul corpo, impresse sul corpo, se gli sono state date in Libia o se addirittura attraverso una perversa situazione che si è determinata all'interno del barcone, se non siano state picchiate e seviziate anche lì sulla barca. E allora, ancora una volta, non nasce solo il problema di un'immigrazione che l'Italia non sa affrontare, che l'Europa non sa e non vuole affrontare,
che il mondo cerca di ignorare, ma nasce anche un problema strettamente di genere. 26 ragazze dai 14 ai 18 anni. Forse che in quel momento c'è stato anche un impatto, addirittura tra gli emarginati, contro quelle fanciulle per l'età che avevano, per la bellezza che portavano. E questa cosa mi fa ancora più male e mi rende ancora più, partecipa all'idea che il femminismo non può essere morto e che la questione di genere non può finire così. Noi abbiamo visto quelle bare, tutte senza nome, quasi tutte senza nome, con una rosa bianca sopra, ed è una rosa bianca che noi andremo a portare nei giorni successivi al 25, perché il 25 parteciperemo a una grande manifestazione che si terrà a Roma, e porteremo una rosa bianca, perché noi crediamo che la rosa bianca sia il simbolo di quelle fanciulle. E a quanti guardano all'immigrazione come un qualcosa che non ci interessa, che non è una questione nostra, che è una questione lontana da noi, noi diciamo: ricordiamo ancora una volta, io laica, le parole del Vangelo. Anche tu, straniero in terra d'Egitto, anche tu, straniero in terra d'Egitto. Bene, quelle straniere stavano venendo da noi, come l'emigrazione di migliaia di occasioni, migliaia di anni, millenni, stavano venendo da noi, e noi ne abbiamo raccolto i corpi. Grazie. Prego, consigliera Menna. Grazie, Presidente. Vorrei commemorare queste donne in questo momento, però le vorrei immaginare per quelle che erano quando sono partite. Io lo faccio spesso quando le notizie mi parlano di migranti, di numeri, 1500, eccetera. Io invece voglio immaginarli come persone, voglio immaginare queste giovani donne il giorno prima di partire. Che avranno fatto? Avranno salutato? Avranno avuto paura? Che sentimenti hanno provato? Avranno lasciato qualche amore a cui hanno giurato di ritornare? Io le voglio vedere così e voglio che noi le guardassimo come donne fiere, coraggiose, forti. Perché proviamo a immaginarcele umanamente, una ragazzina di 14 anni che sta lontano in una terra dove la modalità di vita delle donne è diversa. Che cosa, quale spinta dentro ha dovuto avere per avere il coraggio di dire vado e faccio un salto nel vuoto, come buttarsi da una finestra, da un grattacielo? Perché loro non sapevano cosa trovavano. E questo accade a tutti quelli che partono, accadono a tutte le donne. Alcune ce la fanno, altre muoiono, come sono morte queste giovani donne, altre invece diventano vittime di tratta. Allora proviamo a rivederle umane, perché purtroppo la velocità delle notizie le fa perdere, ci fa perdere quel momento di concentrazione per potercele immaginare nella loro umanità. Allora noi proviamo a leggere questa notizia tutti insieme in un altro modo, proviamo a ricordarle per donne fiere che sono state, coraggiose, forti, e soprattutto proviamo a vederle, perché non sono state viste neanche da morte, perché quando ci sono stati funerali non hanno chiamato nessuno della comunità dei migranti a dire qualche parola per portare il saluto a queste donne e anche conforto a chi era della famiglia, a chi nella barca ha dovuto viaggiare con 26 cadaveri. Allora proviamole a vedere veramente in questo modo. Non hanno chiamato, non erano cattoliche, saranno state musulmane. Chiamiamo un imam, chiamiamo qualcuno che possa parlare ai loro cuori, ai cuori di quella gente che ha viaggiato con loro. Io credo che questa cosa noi dovremmo farla, perché se noi ritroviamo l'umanità di queste persone, le loro storie, i sentimenti, noi riusciamo a fare un percorso di pace. Allora non staremo più a immaginarci la guerra come un fatto,
ma la guarderemo come qualcosa di primitivo, qualcosa di anacronistico, qualcosa di violento che non giustifica nulla, non giustifica gli eserciti che proteggono, non giustifica nulla. Allora proviamolo a vedere queste donne, a vederle, a immaginarcele, poiché non le conoscevamo, a immaginarle belle, sognatrici, fiere, visionarie, a salvare quella spinta che hanno avuto, ad andare oltre la disperazione. Ecco perché noi proveremo tutte noi donne a fare un ordine del giorno per chiedere all'amministrazione, al sindaco, di impegnarsi sempre di più nell'accoglienza e nella protezione delle donne migranti e delle donne vittime di tratta, e soprattutto per proteggere tutte le donne in uno stato di fragilità, perché la condizione femminile nel momento della fragilità diventa ancora più terribile. Grazie. Grazie a lei, la parola al signor sindaco. Grazie Presidente, mi ha fatto piacere che l'inizio di questa commemorazione sia stata tracciata da tre donne di questo Consiglio Comunale, Leonora, Elena e Francesca, però ci tenevo a prendere la parola perché l'intera città di Napoli vive questo momento ultimo come una tragedia e un crimine contro l'umanità. Alle belle parole che avete detto, alle quali ci associamo, aggiungerei una riflessione da giurista, ed è per questo che è importante mettere anche penna su carta, perché con le nostre parole noi sicuramente non saremo complici di un genocidio e di un crimine contro l'umanità. Io credo che ci saranno governanti che verranno chiamati a rispondere nei tribunali internazionali per fatti penali. Perché qua parliamo di una vera e propria deportazione. E noi meridionali sappiamo quanto i meridionali sono legati alle loro terre. Queste donne vanno via a loro malgrado, non vorrebbero mai lasciare le loro terre, le loro famiglie, che vengono tenute ostaggio fin quando non pagano il prezzo della loro liberazione. E poi l'umiliazione di non vedere più barche che prima magari le andavano a salvare, che oggi i medici volontari non possono nemmeno più salvarli. E poi arrivano finalmente in Italia e devono anche ascoltare, qualora riescono, un dibattito odioso se abbiamo la capacità o non abbiamo la capacità economica di accogliere queste persone. Non la faccio lunga, ma la risposta viene da queste tragedie. Se nemmeno di fronte a queste tragedie un paese come l'Italia, un continente come l'Europa riesce ad aprire il cuore, le braccia e le porte delle case laiche e delle case religiose, di qualunque religione e di qualunque colore politico per le case laiche, vuol dire che noi abbiamo perso il senso della vita. Perciò credo che sia importante il Consiglio Comunale di Napoli, nelle sue anime differenti, in una città che ha un grande cuore, una grande umanità, dica parole chiare dal punto di vista etico, dal punto di vista umano, morale e giuridico, perché qua il tema è molto giuridico, altrimenti sembra che noi ci abituiamo a delle tragedie come se fossero qualcosa affidato al caso o allo Spirito Santo. Qua ci sono responsabilità istituzionali, politiche e penali, quindi è importante oggi col minuto di silenzio che l'Aula vuole far passare il messaggio dal Mar Mediterraneo, da Napoli fino all'Africa, che questa città su questi temi è unita, nelle sue diversità si schiera e non si fa piegare da logiche politiche ed economiche delle contingenze del momento. Grazie, quindi in ricordo di queste, delle 26 vittime di questa immane tragedia, teniamo un minuto di silenzio.
Grazie.